sì, ecco. Pesti, sono delle pesti. Ha sorpassato il coritosauro. Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Axel, benvenuti in questo nuovissimo video del mio canale. Oggi siamo ritornati su Jurassic World Evolution 2. Nello scorso episodio abbiamo incubato gli stegosauri. Nello scorso episodio ho cercato di far combattere lo stegosauro numero 3 contro Tyrannosaurus Rex. Oggi avevo in mente di fare un recinto molto molto particolare. Voglio fare un recinto con degli edifici abbandonati dentro, tipo delle rovine, delle robe del genere. E avevo in mente di farlo qua. Voglio coinvolgere anche un po' questa parte di laghetto, perché dopo sta brutto che ci metto l'acqua mentre c'è un laghetto qua proprio a fianco, quindi decido di metterlo qua. Ok, fatto. È un pochettino grosso, però credo che ci starebbe, dai, sì. Poi con le strutture dentro, forse direi che andrebbe più che bene. Mettiamo il cancello stile Jurassic Park. Dove lo metto? Lo posso mettere qua. Direi di andare con le costruzioni. Allora, vediamo cosa potrei mettere come rovine abbandonate. Potrei metterci un centro spedizioni e lo metto qua. Poi un centro del personale lo potrei mettere qua. Un centro sviluppo scientifico qua, davanti al centro spedizioni, nelle piccole strutturine. Ok, possiamo andare con la decorazione di questo recinto. Mettiamoci anche dei piccoli tronchi caduti qua, anche che bloccano la strada, per far capire che proprio è un'area abbandonata, perduta in mezzo alla foresta. Anche qua metterei anche un bello sterco di dinosauro qua, proprio qua. È peccato, veramente peccato che non ci sono i container, perché non può. Ah sì, eccoli, proprio questi mi servivano, proprio questi. Li metto un po' a casaccio qua, anche qua in mezzo al laghetto qua.
Ok, il recinto è completamente finito. Guardate che bella area che ho fatto, tutta coperta dalla natura selvaggia, tutte le palme che stanno crescendo qua con l'erbetta, tutta bella, bellissima. E adesso andiamo a rendere rovinati gli edifici. Applica danni estetici così. Ok, tutti rovinati. Qua così. Così, ok. Questo non si può. E ok. Tutti gli edifici rovinati. Adesso dobbiamo incubare i dinosauri. Liberiamo prima i Compsognathus. Bellini. Sono dei cangurini che saltano in mezzo al bosco. Ok, bellini però, dai. Il Compsognathus. Questi sono delle pesti. Sono dei demoni questi. A me i Compsognathus non mi sono mai piaciuti. Però sono belli. Adesso passiamo ai Sinoceratopi. Mi sono sempre piaciuti questi animali. Belli, con questa corona dietro. Belli belli. Ok, vediamo che piante vogliono. Vogliono fibre basse. Ok, le possiamo mettere tranquillamente. Fibre basse sono qua. È un animale docile che potrebbe diventare uno dei. Ma hanno il comfort quasi completo. Beh, che poi devono esplorare tutto il recinto. Quindi ci può stare. Allora, questo ha la colorazione rossiccia. Quest'altro ce l'ha bianca grigia, mezzo grigio marrone. Bello questo, mi piace. L'altro identico al 2. Questo invece è verdastro, più sul grigio però, con delle piccole macchie di viola nei buchi. Bello, questo è veramente bello. Adesso liberiamo i Dilophosauri. Bella questa colorazione. Proprio bella. Sono pronti, andiamo a liberarli. Sono dei Parasaurolophus con il becco ad anatra, belli. Anche questi belli. Non li ho mai incubati in tutta questa esperienza di Jurassic World Evolution 2, mai incubati. In Jurassic World Evolution 1, quando non facevo ancora i video, io questi li incubavo quasi sempre, perché mi piacevano. Bello. Questo ha una bella colorazione. L'altro invece ha una colorazione più sul marroncino grigio, un po' mescolato insieme. Questo è il mio preferito. Invece questo è grigio. Dov'è l'altro? Vabbè, lo vediamo dopo. È il 5. Vediamo l'1. Quello di prima. Questo è quello di prima, grigio. Questo invece è molto bello. È come l'1, ma solo che ha un po' di viola e ha il casco sopra rosso. Anche questo mi piace, molto bello.
l'ho trovato qua. Eccolo, è qua, 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 qua. Ha sorpassato il coritosauro. E scrivetemi anche se volete che faccio un'altra zona simile a questa ma con più dinosauri. E adesso decoriamo un po' il parco. Che figata! Non lo sapevo sta cosa degli ombrelli coi visitatori. Non la sapevo proprio, che figata! Oh, Jurassic World Evolution 2 sta migliorando tantissimo, mamma mia! Non fate caso che queste fioriere sono tutte storte, non fateci caso. Perché non c'è, perché c'è poco spazio e quindi ho dovuto farlo un pochettino storte. Vabbè, con la decorazione del parco ci pensiamo la prossima volta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like e iscrivetevi al canale. Alla prossima! Ragazzi!